al momento, diventava un'altra persona totalmente diversa, cioè lui recitava con una voce alta, con un tono, invece a casa parlava pianissimo, odiava chi alzava la voce, era di un rigore, di una un tradizionalista, una persona completamente diversa da quello che lui era in scena, in teatro o in cinema, completamente diverso. Infatti, per esempio, lui diceva che lui avrebbe potuto essere un avvocato se non era o un notaio, una persona che era completamente al di fuori dal suo lavoro che faceva, e ci teneva moltissimo a essere staccato. Quindi, ripeto, lui a casa non si alzava la voce, non si dicevano parole, si doveva stare composti, lui diceva stai composta, quindi non accavallare le gambe, non si potevano tagliare i capelli, bisognava portare i capelli fino a terra con le trecce, trucchi non se ne parla neanche, quindi molto, anzi direi proprio austero era lui, altro che storie. Senta un po', principe, chissà di là nelle altre stanze avrà tutti i cimeli, i costumi, i cappelli, il taide, quello che portava. Per carità, no. Ci mancherebbe altro. Niente di tutto questo. Non hai costumi, non ha conservato nulla. Per carità, ho buttato via tutto. Ma ci mancherebbe altro. È la mia casa, vedi? Questa può essere una casa di un notaio, di un avvocato, di un medico. Tutti quegli stracci, quella roba che appartiene a Totò. Che differenza c'è tra lei e Totò, scusa? C'è una grande differenza. Io sono De Curtis, lui è Totò. Lui fa il pagliaccio, il buffone, è un attore. Io no, io sono una persona per bene. Difatti, noi in casa non viviamo vicini, lui sta in cucina. Io mangio nella stanza pranzo, lui mangia in cucina. L'ho schiavizzato. Insomma, lei vive alle spalle di Totò? Io vivo alle spalle di Totò, lo sfrutto. Lui lavora e io mangio. Ma le pare bello? E come le pare bello? Si capisce? Vabbè. È ovvio, è ovvio. A prescindere, è ovvio. Totò, come sta? Buongiorno, sto bene, grazie. Come sto? Mangio in cucina. Chi l'ha mandato, lui? Quello lì, il principe? Sì, sì, sì. De Curtis. Buono quello, glielo raccomando. La fa mangiare in cucina col pappagallo e si deve mettere solo 10 minuti. Disgraziato. Mi tiene sotto così, mi tiene. Questo mese non mi ha pagato nemmeno le marchette. Hai capito? Ma io ricorrerei ai sindacati, io. Mi raccomando, però, non dica niente, eh. Io l'odio. Mi pagano per lavorare con Totò. Beh, insomma, a me mi sembrava una cosa talmente assurda, talmente, diciamo, fuori dal mondo, che mi davano dei soldi per andare per lavorare con un attore che io onestamente andavo a vederlo al cinema, andavo lì, compravo i bruscolini, i noccioline, e guardavo Totò. Diciamo, c'è avuto un rapporto, diciamo, paterno nei miei riguardi, cioè proprio mi faceva da padre, mi faceva proprio da persona adulta, aiutando il ragazzino a ricordare le battute, mi metto, non ti preoccupare, poi quando mi suggeriva le battute, cioè quando stavamo insieme, se mettevamo in modo tale, cioè, mi suggeriva le battute, per me era una cosa bellissima, bella, perché comunque devo dire che dopo una settimana, 10 giorni di lavoro, io mi sono sbloccato, perché ho visto in lui una persona che veramente mi potevo fidare e potevo stare tranquillo. E tu sai che, insomma, lavorando tranquillamente con una persona significa rilassarti e fare le cose più belle. E da allora, voglio dire, abbiamo fatto tutto il film e che ci siamo divertiti, non sai, ci siamo divertiti da morire. E per me Totò è stato un incontro inaspettato come persona, perché poi lui... Ho visto molta, molta, in fondo, molta umanità, molta semplicità, ma devo dire che io sono rimasto molto scioccato da questo personaggio. E poi, sai, sono quelle cose che tu ricordi, che te lasciano, cioè, io rifletto a queste cose qua e con molta nostalgia, voglio dire, no? Quando era una persona talmente timida che di fronte a Pierpaolo era uno che gli dava del maestro, no? Ci senta maestro, e Totò, siccome Pierpaolo anche lui era un timidone,
Pierpaolo a Totò dice: senta Totò, o senta principe, non riuscivano a rompere questo incantesimo dicendo, dandosi dalla, la confidenza a darsi del tu, insomma, ecco, non sono mai riusciti. E questo qua significa, cioè, che in questo personaggio, tutto sommato, che sembra sbarazzino, c'era una, diciamo, un cuore veramente eccezionale. Lui, malgrado era diventato un attore importante, famoso, si era completamente, diciamo, non si era mai dimenticato quello che è stata la sua infanzia, la sua gioventù, la trafila, tutto quello che ha fatto, tutto quello che ha patito, tutto quello che ha sofferto, la fame, la miseria, le umiliazioni, tutto quello che vuoi. Grazie a Dio non se l'era mai dimenticato, quindi era rimasto sempre dentro di lui tutto questo. Quindi quando lui aveva un rapporto con un ragazzo giovane, con un ragazzo che cominciava appena, e lui subito era disponibilissimo a aiutarlo, a insegnargli, a dargli una mano. E questo lui l'ha sempre fatto. Non c'era presunzione nel suo modo di porgersi nei confronti di questo. Non era il maestro, il caporale della situazione, no. Lui era proprio il papà, o il fratello più grande, o l'amico. Noi facciamo peccato. Facciamo peccato. Peccato mortale facciamo. Facciamo questo peccato mortale, no, che dobbiamo fare? Io tengo solo la mamma. Non cominciamo a tirare fuori la mamma, guarda. Se lo dovesse venire a sapere. No, no, io non ci sto, non ci sto, non ci sto. Io la notte voglio dormire, non voglio essere eroso dai morsi della coscienza. Allora volete essere eroso dai morsi della fame? È l'intimo disfratto. Perdone, l'intimo non vi rode. Ma la mamma. Ricominciamo con la mamma. Perdone mio, tutti abbiamo una mamma. Vabbè. Allora tentiamo. Oh, sotto, lo turco! Andiamo, su, su, sei deciso, su. No. C'era un giornalista che frequentava il mondo del cinema. Si chiamava Andrea De Pigno. Non se la passava molto bene, non aveva nemmeno la macchina da scrivere. Totò lo seppe e gli regalò una portatile. Voi non ci crederete. Il primo articolo che De Pigno scrisse con quella macchina fu contro Totò. Anzi, io direi contro il principe De Curtis, perché l'unico a divertirsi leggendo quell'articolo fu proprio Totò. Che altro posso dirvi? Totò è stato veramente un grande sia nel mondo dello spettacolo sia nella vita privata, grande perché ha fatto del bene a tanta gente, a tanti ragazzi. Ogni anno lui all'albergo Excelsior regalava loro tanti giocattoli, tante risate. Ecco perché diciamo allora Totò è stato un mito che difficilmente dimenticheremo. E la prova del 9 è questa. A distanza di anni noi siamo qui a ricordare Totò. Ricordo la Formia, giravo alcune scene di un film e allora su un pacchetto di sigarette scrissi i versi. Poi li feci sentire al mio autista, al quale non gli piacquero. Non capì niente. Alla sera poi col fischietto feci il motivo, l'aria. Perché le parole stesse portano la musica. Non è una cosa difficile, sa. Stiamo scrivendo femmina, tu sì, una mala femmina. E beh, dici, ma la musica, vediamo un po' come si fa. Femmina. Tu sì, una mala. Capito? E senza cantarla mai, non è che la dobbiamo cantare. La cantare io, no? E di cui si mettono forte. Femmine, tu sei una mala femmine. Sto a chi è fatta chiamare, lacrime in vanità. Mala femmina.